I cani che vedete dietro queste gabbie sono quelli che hanno tolto la vita a Simona Cavallaro, una giovane ragazza di 20 anni che il 26 agosto 2021 è stata ritrovata nella pineta di Satriano, un piccolo comune in provincia di Catanzaro. Una morte drammatica che lo scorso agosto ha gettato nello sgomento non solo il piccolo comune calabrese, ma l'Italia intera. I cani sono stati catturati nei 3 giorni successivi all'aggressione, alcuni ancora con tracce di sangue. Oggi, a 2 mesi dalla tragedia, si ritrovano rinchiusi in un canile vicino Crotone, senza sapere se usciranno mai di lì. Che fine faranno? Possono mai essere loro gli unici responsabili di questa tragedia? Ma soprattutto, cosa deve succedere per portare dei cani a uccidere una persona? A Satriano abbiamo mandato Luca Spennacchio, istruttore cinofilo e membro del comitato scientifico di Codani. I cani possono uccidere le persone? Purtroppo sì, anche i cani da pastore. Ma quello che le cronache e la conoscenza dell'etologia canina ci insegnano è che è un evento molto raro. Per prima cosa vi presentiamo questi cani. Bianca, Gaia, Frodo, Hector, Gilda e gli altri. Sono stati prima definiti erroneamente randagi dai media, scatenando una psicosi nei confronti di tutti i cani liberi della zona. Ma in realtà si tratta di un nucleo composto di cani da pastore. I cani da pastore sono animali abituati alla presenza umana, ma ci sono delle condizioni estreme che possono portarli ad attaccare. Il gregge è la loro famiglia e se un cane da pastore pensa che la nostra presenza possa mettere gli animali in pericolo, in quegli attimi i nostri movimenti per loro diventano delle vere e proprie minacce. Questo non vuol dire che i cani aggrediscono, anzi, il loro comportamento tipico è quello di allontanare e non di reagire. Ma a Satriano è successo qualcosa di estremo, qualcosa di raro. La ricostruzione degli attimi che precedono la morte di Simona è infatti in fase di indagine. E tutto ciò che è accaduto in quel momento lo può raccontare solo l'amico che era con lei. Secondo ciò che è emerso, mentre passeggiavano insieme per organizzare un picnic, si sono imbattuti nel gregge e nei cani e dopo un po' hanno iniziato a mostrare atteggiamenti aggressivi. Sentendosi in pericolo, i due ragazzi si sono rifugiati in una chiesetta lì vicino, ma a un certo punto Simona è uscita per raggiungere l'auto, a cui però, purtroppo, non è mai arrivata. Impossibile sapere con esattezza ad oggi come e perché questi cani hanno attaccato Simona. Ma per chi è esperto di etologia canina, ci sono degli elementi che vanno valutati per provare a comprendere il loro comportamento. Un elemento importante da considerare è il numero così elevato di cani di cui è composto il branco. 13 soggetti per un gregge di 200 capre e pecore è un numero molto elevato che può minare notevolmente la stabilità del gruppo. Un secondo elemento fondamentale è l'assenza del loro umano di riferimento, che avrebbe potuto evitare l'aggressione. I racconti di chi quell'area la conosce da tempo ci permettono di capire, però, che i cani in quella zona sono spesso lasciati soli a gestire il bestiame in assenza del pastore. Un'altra anomalia potrebbe essere l'eccessiva confidenza rivolta ai cani, che ricordiamo non sono lì per essere avvicinati, ma per proteggere il gregge da qualsiasi minaccia. In molte zone d'Italia, proprio per avvertire turisti ed escursionisti, ci sono cartelli che indicano quali comportamenti tenere e che distanza mantenere se si incontra un gregge. A Satriano queste indicazioni non ci sono ed è ovvio che se si mettono dei cani da protezione di un gregge e persone che vanno a passare una giornata in un'area picnic nello stesso luogo, le possibilità che vi siano incidenti crescono in maniera esponenziale. L'ultimo punto, ma non meno importante, è che dopo 3 mesi a questi cani ancora non è stata fatta una valutazione comportamentale. Questo tipo di valutazione è fondamentale per capire se e quali di quei 13 individui sono effettivamente pericolosi. Perché ricordiamolo, non possiamo sapere se tutti i cani hanno partecipato all'aggressione, considerando soprattutto che nel gruppo ci sono soggetti come Nathan, un piccolo meticcio, e Astrid e Jack, che come potete vedere sono 2 cuccioloni. Sia chiaro, ciò che è accaduto è terribile. Ma se da un lato è vero che questi cani hanno portato via una giovane vita, dall'altro è sempre più evidente che attualmente loro sono gli unici considerati responsabili. Indubbiamente ci sono delle gravi mancanze che hanno contribuito alla morte di Simona, da parte del pastore e da parte delle istituzioni.
E qui apriamo un altro tasto dolente. La regione Calabria risulta ad oggi la più carente in Italia relativamente alla cura e al benessere degli animali. L'assenza degli enti locali nei controlli sul territorio è costante, così come l'assenza di un censimento della popolazione canina, persino nei canili, e la non verifica dell'applicazione dei microchip e l'iscrizione all'anagrafe canina. Gli enti locali devono fare da ponte tra la cittadinanza e i pastori stessi nella gestione dei cani liberi sul territorio, ma non lo fanno. Ma come sempre, a tentare di colmare le lacune delle istituzioni ci sono le associazioni e i volontari. Nel 2017 era nata Onda Calabra, una rete di tante associazioni locali, che tra gli obiettivi principali aveva proprio la microcipatura e la sterilizzazione dei cani su tutto il territorio. Il progetto però non è mai stato approvato dalla regione, ma ancora oggi i volontari non demordono e sono gli unici a continuare a darsi da fare. Quando sono stati trovati i cani, solo Bianca era microcipata. Per questo il comune di Satriano è intervenuto, disponendo che i cani fossero registrati a nome del pastore e messi in canile. Attenzione! I cani non sono sotto sequestro giudiziario, non sono oggetto di reato, né sono stati valutati pericolosi. E quindi perché tutti quanti stanno già scontando una pena? I cani della Pineta sono in un limbo che in realtà assomiglia all'inferno, perché sono condannati a rimanere lì finché qualcuno non li reclama. Vi spieghiamo. Per la legge italiana il cane è una res, un bene di proprietà, quindi l'unico che potrebbe avviare un iter di riaffido è il proprietario. Ma il pastore ad oggi, considerando che c'è un'inchiesta in corso per omicidio colposo, non li ha reclamati. Noi che li abbiamo incontrati abbiamo visto che oggi i cani sono visibilmente spaesati. I più giovani scodinzolano e sembrano chiedere cosa stia succedendo. Altri, invece, abituati da sempre a prendersi cura delle capre, privati del loro scopo, appaiono rassegnati, svuotati. 13 esseri viventi, dimenticati da tutti e condannati a un fine pena mai. Grazie per averci seguito. Non è facile parlare di una storia così terribile. Il cane da pastore è un animale che letteralmente sa di vivere per gli altri e sa che ha la responsabilità di un'altra specie vivente di cui si prende cura. Per questo, se vi trovate nelle vicinanze di un gregge, mantenete una distanza di almeno 100 metri. Non correte, non urlate, non spaventate gli animali. Non tentate di dargli da mangiare, tantomeno di toccarli. Mantenete la calma. Se vi allontanate, non succederà nulla di brutto. Come giornalisti, noi vi abbiamo voluto portare nella vita dei 13 cani di Satriano per evitare che di loro non si sappia più nulla e continueremo a seguire la vicenda. Abbiamo chiesto alla Lega del Cane, invece, di seguire la loro sorte dal punto di vista legale. Non finiremo mai di ripeterlo. Nessuna vita deve finire così. E ancora, un pensiero va alla famiglia e alle persone che hanno amato e perso Simone. Ma non sono i cani a dover rispondere per una colpa che non hanno. Cosa ne pensate della vicenda?